l'amministrazione comunale di Soverio Mannelli è stata lieta di aderire a questo progetto portato avanti dall'editore Demetrio Guzzardi per realizzare la Settimana della Cultura Calabrese quest'anno per la prima volta all'Abbazia di Santa Maria di Corazzo, mettendo insieme il contributo di 4 comuni del nostro territorio, tra cui Soverio Mannelli insieme a Carlopoli, Panettieri e Bianchi. Questo luogo per noi, per Soverio Mannelli, è un luogo della memoria, è un luogo fortemente identitario, non soltanto dell'intero territorio, ma in particolare di Soveria. All'atto della costituzione del nostro comune, che risale al 1807, questo territorio, questa abbazia, insieme a tutto il territorio di Castagna, faceva parte del comune di Soverio Mannelli. Ed ecco perché questo spiega il fatto che le opere d'arte principali provenienti, che prima erano ospitate nell'abbazia, oggi si trovano nelle chiese di Soverio Mannelli, in particolare l'altare maggiore, la balaustra e un'acquasantiera si trovano nelle chiese di San Giovanni, e invece un altare minore proveniente sempre da questa abbazia si trova nella chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione San Tommaso. Si ritiene da più parti che anche la statua lignea di San Michele Arcangelo, ospitata nella omonima chiesa, provenga dall'abbazia. Quindi per noi è effettivamente un luogo della memoria, e quindi è qualcosa in cui, a cui abbiamo aderito con grande partecipazione. Le iniziative che sono state messe in campo toccano tutti i 4 comuni. Alcune delle iniziative previste dal programma si svolgeranno a Soveria, in particolare giorno 6 agosto e giorno 9 agosto. Alcune si svolgeranno presso i locali dell'Officina della Creatività e della Cultura, che ospiterà una mostra fotografica del fotografo locale Mario Greco, è una mostra di pittura di Don Pasquale Brizzi, unitamente alla presentazione di alcuni libri. Un'altra manifestazione che è legata alla figura di San Francesco di Paola verrà svolta la sera dell'11 presso la chiesa di San Giovanni Battista, dove c'è una statua di San Francesco, c'è una navata dedicata a San Francesco di Paola. Quindi ci sono anche altre attività collaterali, visiteremo anche la casa editrice Rubettino, che ospiterà una mostra di editoriale su tutti i testi che riguardano la figura di Gioacchino da Fiore, che è stato anche in questa abbazia per tanti anni. Quindi si cerca di legare tutto ciò che unisce il nostro territorio e che parte dall'abbazia di Santa Maria di Corazzo. È un qualcosa in cui noi crediamo fermamente, abbiamo messo in campo in collaborazione con l'amministrazione comunale di Carlopoli altre iniziative progettuali che riguardano la valorizzazione di questo sito e di tutto ciò che è collegato a questo sito, come dicevo prima, le opere che si trovano nel nostro comune. Auspichiamo che la Regione Calabria possa in qualche modo cogliere l'occasione persa in passato di valorizzare questa realtà così importante per il nostro territorio attraverso interventi, diciamo, adeguati.